Quando sei tornata? Qualche minuto fa. Che cosa fate? Preparo le valigie a tua sorella. Domani partirà per Campo Real e io starò qualche giorno con lei. Anche tu dovresti accompagnarci, Beatrice. Preferisco rimanere qui. Sono molto preoccupata per Angelica. Sì, me lo ha detto Mercedes. Io non riesco a capire per quale motivo continui a preoccuparti per la sorte di quella svergognata. Angelica è una povera ragazza che ha avuto la disgrazia di incontrare un bruto che ha abusato di lei. Perfino tu lo consideri un bruto. Allora perché insisti a difenderlo e a voler tornare con lui? Io non stavo parlando di Juan, madre, ma di un altro uomo. Ma se tu stessa mi avevi detto che... Si è trattato di un terribile malinteso. Non avrei mai dovuto dubitare dell'integrità di Juan, della sua onestà. Quale integrità? Guarda come ha ridotto tua sorella, povera piccola. Ha perso la ragione, è diventata pazza. È stata lei a ingannare Juan, è stata lei a tradirlo. Ma la colpa è di Juan, perché è stato lui a sedurla. Non ha senso continuare a parlare di questo argomento. Non comprendo come possiate essere tanto cieca, tanto ingiusta. Sei tu ad essere cieca, Beatrice. Quell'uomo è un vero demonio. Ha già distrutto tua sorella. E adesso distruggerà anche te. Avanti. Come mai ti trovavi al carcere la notte in cui è fuggito Juan? Il capitano Leopardi mi aveva mandato un biglietto perché voleva avvisarmi. Tua madre e Alberto avevano deciso di uccidere Juan e me. Non ti permetto di dire queste cose. Ho risposto alla tua domanda. L'avvocato Romero Barra, il nuovo giudice, sa che sei entrata nella prigione. Ma se te lo domanda, voglio che tu lo neghi, chiaro? Ma quel caporale mi ha vista. Quel caporale è morto. Lo hai fatto assassinare. Io non ho l'abitudine di far assassinare la gente. E voglio che tu dica che Juan ti ha portata via con la forza. Tua madre non vuole che dia la colpa a lui. Vuole che la dia ai suoi uomini. Perché? Perché nessuno pensi che Juan ha abusato di me. Dimmi una cosa, Juan. Davvero ami tanto la signora Beatrice? Sì. Perché? È difficile dire perché ci si innamora di una donna. L'amo perché ho bisogno di lei. E perché dovresti aver bisogno proprio di lei? Ci sono tante altre. Per me non c'è nessun'altra. Eri innamorato anche di sua sorella. E prima di sua sorella hai amato mille donne. Con Beatrice è molto diverso. Ma questo lo dici adesso. Sono sicura che un giorno te ne pentirai. Angelica... Nella vita di tutti gli esseri umani all'improvviso arriva qualcuno. E tu senti che è la persona che hai sempre voluto accanto. Può darsi che le qualità che ha Beatrice le abbiano anche tante altre donne, però per me lei è l'unica al mondo. Il suo modo di fare, di dire le cose, quando si mette a ridere o quando mi chiama, tutto in lei mi attrae. E soprattutto mi piace quello che mi fa sentire. E che cosa ti fa sentire? Che per lei niente e nessuno è più importante di me. Anche per me. Angelica. Tu lo sai che ti voglio bene. L'amore per Beatrice è diverso e tu devi capirlo. Ogni cosa che faccio, che penso, i miei programmi, i miei progetti, tutto, tutto gira attorno a Beatrice. Non è cominciata così, sono sincero, però poco a poco, quasi senza rendermene conto, è diventata la persona più importante. L'unica persona che veramente conti nella mia vita. Lei significa il mio futuro, la mia stabilità, il mio desiderio di una famiglia, di avere dei figli. E a me che cosa succederà? Angelica, io resterò sempre accanto a te.
Avrò cura di te. Mi preoccuperò per te. E se ancora non ti sei tolta dalla testa questa infatuazione che senti per me, è solo perché non hai mai amato. Perché non posso. Sì che puoi. Sì che puoi. Quando comincerai a frequentare altri ragazzi, a vederli come uomini, come probabili compagni o mariti, le cose cambieranno, te lo assicuro. Non c'è nessuno che ti è simpatico con cui ti piace parlare? Io parlo con tutti, anche con Gioacchino. E Gioacchino è sposato? Non ho alcuna intenzione di sposarlo, chiaro? E poi a lui piace Mercedes. Padrone, abbiamo uno degli uomini di Juan del Diablo. E dov'è? Ho dato ordine di portarlo alla tenuta. E se mi date il permesso ci vado anch'io. Vi posso garantire che troverò il modo per convincerlo a confessare tutto quello che sa di Juan. Va pure alla tenuta. Con il vostro permesso, padrone. Se non mi dici dove è nascosta Angelica, ti ammazzo. Angelica è con Juan del Diablo? Dov'è la verità? Non ti credo. Lasciami. Sì, è la verità, te lo giuro. La ragazza si trova in una casa vicino alla fattoria di Pancho Aguayo. Non ci sono notizie di Angelica? No. Ma non avete parlato con il giudice Barra? Sì. E allora? Non so cosa pensare a questo punto. A me ha detto che l'avrebbe cercata, che avrebbe interrogato Roberto Castaldo. Ma al signor Nicola ha detto che non l'avrebbe fatto. Allora vi ha mentito. Eppure mi sembrava così sincero. Vi abbiamo cercato per tutto il giorno. Dove eravate? Vedete, signor giudice, ho una piccola locanda in una zona distante dal paese. Vorrete dire un po' stribolo? In effetti sì, però è tutto in regola, ve lo assicuro. Sedetevi, prego. Vi ringrazio. Voi siete accusato del rapimento di una ragazza che si chiama Angelica. Ma che assurdità, non c'è stato nessun rapimento. E poi ho visto quella ragazza proprio questa sera. E indovinate chi era in sua compagnia? Beh, voi non ci crederete. Con chi era? Con Juan del Diablo. Ah, sì? E dove? Ve l'ho già detto, dalle parti della mia locanda, fuori paese. Se mi avete ingannato, ve la vedrete con me. Signor giudice, io non mi permetterei mai. Domani partirò alle prime luci dell'alba. Va bene. Non voglio che nessuno di voi si avvicini alla chiesa. Sono stato chiaro. Ma Juan... Sta tranquillo, non corro alcun pericolo. Mi nasconderò in sacrestia e poi uscirò da lì. Vostra madre ha detto che non scenderà per il tè. È cambiata tanto, non la riconosco più. È molto triste dover scegliere tra due affetti. Tu sei innamorata, Mercedes? No, signora. E poi... voi sapete del mio passato. Ma tu non avevi nessuna colpa. I veri valori di un essere umano sono nell'anima. Sono sicura che un giorno incontrerai un uomo buono, che ti apprezzerà e che ti amerà come meriti. Lo spero tanto. È un piacere rivederti. Scommetto che muori di fame e di sete, ma non mi commuovi. Non ti darò neanche un po' d'acqua. Sai perché ti trovi qui? No. Perché il mio padrone vuole sapere dove si nasconde quel disgraziato di Juan del Diablo. Angelica ha già cominciato a parlare. Vediamo se anche a te verrà voglia di parlare, eh? Angelica è qui? Sì, è a casa mia. Adesso vado da lei. Ci divertiremo un po' insieme. Angelica aspetta un figlio. Ma non mi dire. E di chi è? Del tuo padrone? No. Ascolta. Che ne diresti di avere tutte e due le gambe uguali, eh?
Pensaci. Ti do tempo fino a domani. Se non mi dirai dove si trova il tuo padrone, ti giuro che manterrò la promessa. Che succede? Sei diventato perfino un ubriacone. Se siete venuto qui per insultarmi... Sì, sono venuto per insultarti. Per dirti che sei caduto al livello più basso per un essere umano. Come hai potuto commettere una simile azione? Rapire un povero ragazzo per costringerla a dirti dove è nascosto Quan? Ho fatto questo. L'ha fatto Basilio, il tuo tirapiedi. Basilio mi ha detto che era un uomo. Non è un uomo, è un adolescente ed è gravemente malato. E Quan gli è molto affezionato? Che domanda sciocca, certo che gli è affezionato. Quan è un uomo dai sentimenti nobili, non come te. Va bene. Dite a Quan che scambio quel ragazzo con lui.